Una giornata che mi ha emozionato. Sono felice di essere stata ricevuta dal presidente e dal dottor Longo. Sono felice di aver avuto di fronte persone che mettono in atto la giustizia, soprattutto nei confronti di chi non ha voce. Sono contenta perché dopo 2 anni e mezzo ho visto finalmente la luce, perché finalmente una storia che dura sulle spalle dei nostri bambini autistici si è risolta. I nostri bambini riceveranno le cure come c'è scritto in un'ordinanza del tribunale. Nessuno potrà più dirci se è valido o meno, perché la legge non è opinabile. Grazie Presidente, grazie veramente di cuore di averci ricevuto, ma grazie di una cosa, di aver abbracciato i nostri figli. Sono stanca, 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo. Sono felice che oggi i nostri bambini abbiano avuto giustizia. Io ringrazio il dottor Longo perché di fronte a un'ordinanza del tribunale non c'è, io penso, io devo, come dice il dottor Longo, bisogna seguire la legge e soprattutto quando non si ha voce. Non si ha voce, non si può calpestare il diritto alla salute di bambini o di persone fragili che non possono difendersi. Oggi la mia regione, la mia terra mi ha difesa. Bene, bene. La mia terra mi ha difesa, difesa i nostri figli, la nostra terra. I calabresi non sono tutti uguali. Io ho incontrato persone disoneste, persone che mi hanno trattato a pesci in faccia, mi hanno chiuso la porta, hanno calpestato quell'ordinanza. Oggi mi ritrovo di fronte a calabresi che hanno difeso quei diritti, ai calabresi che hanno preso in mano l'ordinanza del tribunale e la rendono esecutiva così com'è da 2 anni e mezzo. Questa è la mia terra. Sono orgogliosa di essere calabrese e lo dico a tutti: non arrendetevi quando subite un sopruso. Lottate, gridatelo, denunciate. Non fermatevi mai perché la nostra terra è questa. Questa è la nostra Calabria. Bravo. Questa deve essere la Calabria, bravo. Io sono particolarmente commosso, voi lo sapete, quando si parla di deboli e quando si parla di autismo sono particolarmente sensibile. Sono, anche se frigno un po', perché mi hai fatto commuovere, sono dell'idea che quando si sbaglia si paga, che chi sbaglia deve pagare. In questa terra non c'è assolutamente posto per i soprusi, non c'è posto per le persone che pensano che da come dire, da un posto di lavoro si possa diventare tiranni e soprattutto si possano interpretare le leggi che non sono da interpretare, ma sono da eseguire le sentenze prima di loro. Per cui ritengo che queste mamme e i loro bambini, le loro bambine, i loro figli e chiunque si trovi nella debolezza sociale debba essere assolutamente difeso. Noi tutti, il commissario Longo, la giunta regionale ed io a presiederla, resteremo sempre vicini ai genitori, dei bambini e dei ragazzi più deboli. Mi dispiace che sia accaduto tutto questo, mi dispiace che sia durato per così tanto tempo. Non avrebbe dovuto succedere e non ci sarebbe dovuto essere tutto questo tempo prima di trovare la soluzione, ma esiste una porta che è aperta ed è la porta di questo palazzo ed è la porta di questa stanza, aperta a tutti coloro i quali hanno necessità. A tutti coloro i quali hanno bisogno di una mano d'aiuto, perché qui noi i problemi li risolviamo ma non li creeremo mai. Per cui in bocca al lupo e tanti auguri a voi e ai vostri ragazzi. Nei Grazie. prossimi giorni saranno giorni di affermazione della giustizia, probabilmente anche di qualche lotta intestina, ma quelle sono necessarie. Fino al mese di ottobre almeno dureranno e dureranno quotidianamente. Perché qui le macchie di fango devono uscire e non ricrearsi come si sono create in tutti questi anni.